Lo sportello comunale periferico di Piazzano cambia giorno e orario arricchendosi di nuovi servizi, quindi il cittadino della valle non sarà costretto, come spesso accadeva in passato, a spostarsi e arrivare in centro per tanti servizi che si possono fare tranquillamente risparmiando chilometri. E lo chiediamo anche al vice sindaco Enzo Pellegrini, che ci annuncia così tante novità. Sì, abbiamo voluto arricchire i servizi che venivano offerti qui in questa sede periferica di Piazzano, cercando di sfruttare al massimo tutte le potenzialità presenti all'interno della struttura comunale. Quindi ringrazio prima di tutto i dipendenti comunali che sono stati disponibili nell'accettare questa proposta e quindi praticamente da questa settimana qui nella sede dell'Informa Giovani di Piazzano sarà possibile sbrigare tutta una serie di servizi appunto per il cittadino che senza spostarsi più di tanto per arrivare alla sede comunale può usufruire di questi servizi direttamente qui a Piazzano. Questo sembra nell'ottica di cercare di avvicinare l'amministrazione, i servizi appunto verso i cittadini su tutto il territorio comunale. Nello specifico, quali servizi il cittadino può trovare qui al Centro Informa Giovani? Principalmente su quasi tutti i servizi, il 99% di tutti i servizi dello sportello anagrafe, quindi che partendo da un semplice atto notorio fino al rilascio della carta d'identità, per poi passare a tutta una serie di servizi per quanto riguarda il sociale, per poi comunque finire con tutti i servizi del trasporto scolastico, mensa scolastica, acquisto di buoni e quant'altro. Quindi tutta una serie di servizi che rappresenta quasi il 90% dei servizi che il Comune offre al cittadino. Oltre a questo c'è anche la possibilità di interagire direttamente con i membri dell'amministrazione che a rotazione credo si troveranno in un giorno predestinato della settimana a ricevere i cittadini. Sì, infatti mercoledì sera sicuramente o il sindaco oppure io o qualche altro rappresentante dell'amministrazione sarà presente sempre qui in questa sede per ricevere i cittadini, sentendo appunto le varie problematiche del territorio, per cercare sempre di avere un riscontro anche sulle proposte che l'amministrazione sta facendo. Quindi questa è secondo me una parte di territorio molto importante che va sentita, va ascoltata, di frequente il più possibile proprio per fare in modo di rispondere con il più breve tempo possibile alle varie esigenze. Per chiudere, rimanendo alla stretta attualità, domani sera è in programma il secondo Consiglio Comunale. Sì, il secondo Consiglio Comunale è un consiglio molto importante, dove all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione sia del bilancio consuntivo 2011 e sia il bilancio programmatico del 2012. Sicuramente in un periodo come questo che stiamo attraversando, approvare due strumenti importantissimi per l'amministrazione comunale è un momento importante e decisivo. Noi ci siamo messi alle spalle un 2011 dove a livello di bilancio abbiamo investito tanto, abbiamo realizzato tanto e quindi adesso è il momento di chiudere questo periodo e cercare di rimettere le basi per i futuri anni. Sicuramente la pressione fiscale in questo periodo, come sappiamo tutti, sta aumentando. Noi anche su questo aspetto abbiamo cercato di mantenere al minimo possibile, anche le aliquote IMU che riguarderanno appunto, che riguardano tutti i cittadini e nello stesso tempo abbiamo comunque garantito il mantenimento di tutti i servizi che offrivamo, l'anno precedente. Quindi credo che nonostante tutto, nonostante il periodo negativo, siamo riusciti a chiudere i conti in ordine, il bilancio del Comune di Atessa comunque un bilancio sano, un bilancio che non è in dissesto come qualcuno va dicendo, nonostante non abbiamo rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. Però non aver rispettato il patto di stabilità è stata una scelta dell'amministrazione uscente, in quanto non potevamo più andare avanti con tutta quella pressione che avevamo con i pagamenti che ci portavamo dietro negli anni precedenti, quindi abbiamo fatto quella scelta. Per l'anno 2011 non abbiamo rispettato il patto, il 2012 sarà un anno un po' di sacrifici, tirando la cinghia soprattutto dal canto delle spese, e per poi ripartire con una normale attività amministrativa dal 2013 in poi.